Salve, salve a tutte, e oggi a differenza di ieri tutte, nel senso che non ce n'è neanche uno di uomo. Uno. Ah, eccoti, uno, ok, ieri erano 3-4, oggi uno. Ok, sono Elisa Ercoli, sono la presidente di Differenza Donna e abbiamo iniziato questa collaborazione con Resistenza Femminista ormai da diverso tempo e ci ritroviamo assolutamente nella stessa analisi, rispetto alla prostituzione e rispetto appunto al patriarcato come contesto assolutamente di nascita, insomma, di tutte le forme di violenza. Noi siamo assolutamente convinte, e questo per nostra esperienza, considerate che noi veniamo prima della nostra nascita, noi nasciamo nel 1989, ci portiamo appresso tutto quello che è il bagaglio culturale del movimento delle donne sulla pornografia e la prostituzione. Sin dal 1989 abbiamo considerato di nascere proprio per contrastare ogni forma di violenza contro le donne, violenza maschile contro le donne, per cui non solo maltrattamento, stupro, molestie sessuali, ma ovviamente anche prostituzione forzata e sfruttamenti e tutte le forme di violenza maschile. Dalla nostra esperienza non solo diciamo che è impossibile, no, è impossibile contrastare la tratta senza liberare tutte le donne, ma vogliamo dire che è impossibile rispondere anche a tutti gli obblighi che ci siamo presi con la Convenzione di Istanbul, cioè di partecipare, di assumerci la responsabilità come Stato, di contrastare il patriarcato e questa disparità di potere assoluta che c'è tra gli uomini e le donne e anche appunto tra chi detiene una posizione di potere e chi non la detiene, se non andiamo a contrastare non solo la tratta degli esseri umani, ma la prostituzione, perché nel momento della prostituzione, nel momento in cui un uomo può acquistare un corpo, che principalmente è un corpo di donna, ma noi sappiamo essere anche corpi di bambine, di bambini, di uomini, di persone transgender, quell'uomo eserciterà il potere massimo su un altro essere umano, sino a poterlo torturare. Se questo pensiamo che possa essere realizzato all'interno di una democrazia, beh, penso proprio di no. Allora, noi siamo certe, guardate, noi accogliamo all'incirca 1500 donne l'anno in fuga dalla violenza. Tra di loro ci sono anche donne ovviamente che sono state costrette alla prostituzione, ma molte delle donne che subiscono maltrattamenti ci dicono che i loro mariti violenti usano pornografia e prostituzione. La pornografia e la prostituzione è una struttura patriarcale di relazioni in cui viene insegnato il sistema di oppressione totale e in cui appunto chi detiene il potere può utilizzarlo sino a distruggere chi ha di fronte. Ecco, questo ahimè non ha differenze tra tratta e prostituzione, anche quando una donna ci dice che liberamente sceglie la prostituzione. E anche questo ve lo possiamo direttamente riportare, vista l'esperienza delle donne che noi da sempre, sin dal 1992, quando abbiamo aperto il primo centro antiviolenza, si rivolgono a noi. Fino al decreto legislativo 286-98 noi potevamo ospitare le donne in fuga dalla prostituzione forzata nei centri antiviolenza. Dopo il decreto legislativo ci hanno chiesto di avere luoghi dedicati e quindi adesso da allora gestiamo il centro Prendere il Volo, che fa parte del progetto RAL, che è un progetto di finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui capofila è la Regione Lazio, dove ha 13 ONG al suo interno che svolgono tutto il sistema antitratta della Regione Lazio. Ecco, tutte le donne che noi abbiamo ospitato, sia nei centri antiviolenza che nei centri antitratta, che escono da esperienze di prostituzione, ci dicono che ovviamente i clienti
non chiedono se le donne sono libere o non libere, eppure loro ci raccontano che cosa i clienti propongono loro. Propongono è una parola esagerata, io sono una gentile signora e quindi a volte mi scappano questi termini. Ovviamente lì non propongono niente, pretendono, e pretendono anche con una giustificazione sociale molto alta, che è questa pagamento. Quindi io ti pago e tu fai quello che voglio io. Ecco, già ieri le donne che stanno al tavolo con noi nell'organizzazione di queste due giornate ci hanno aiutato a comprendere quanto i sistemi che hanno regolamentato la prostituzione non hanno assolutamente portato a un miglioramento della situazione. Quindi è assolutamente una falsità quella di pensare che regolamentando la prostituzione noi riusciamo a distinguere la prostituzione, quindi la libera scelta, da invece la criminalità organizzata. E la situazione, questo paese mai e poi mai farà passare una regolamentazione della prostituzione, perché sui nostri corpi noi ormai ci autodeterminiamo e tutte insieme. Grazie.